E allora gli dico: senta Draghi, lei che è un ragazzo di 74 anni, avrà anche le palle piene, che è stato da Schröder, la Merkel, Zweigatze, e alza lo spread, abbassa lo spread, ma che vita ha fatto? Allora combattiamo e facciamo questa roba qua. Primo, non deve entrarci la Lega, perché la Lega di ambiente non ha mai capito una mazza di niente. E lui mi ha detto, non lo so, vediamo. Allora, mi ha dato ragione su tutto. Ha detto d'accordo su questi temi, su tutto. Però io un momento, domani votare su queste robe, aspettiamo un attimo, perché lui adesso domani non ha finito le conferenze, aspettiamo lui che pubblicamente dirà cosa vuol fare, perché non ha ancora bene le idee chiare, ma non ce l'ha nessuno le idee chiare qua, siamo in un coma 22, anche lui è pieno di soluzioni, è pieno di, i problemi sono le soluzioni, perché i problemi alcuni magari passano perché magari non sono più di moda, ma abbiamo soluzioni per qualsiasi cosa. Io mi immagino che ha degli incartamenti. Io ho parlato e lui ha annuito sempre e mi ha ribadito il concetto che dell'ambiente lo tiene in prima, in primis. Concetto di nuovo del reddito e concetto del recovery fund, della pandemia, i nuovi lavori. Lui sembra che ci sia. E io prima di fargli fare il meetup e scriverlo nel call, aspettiamo un attimo. Quindi vi chiedo di aver pazienza, seguiamo un po' questa persona qui che è in mezzo a tutta questa gente qui. È una persona così che mi chiama l'elevato, io non so come chiamarlo, lo chiamo supremo, l'elevato, c'è anche il senso dell'umorismo, cioè non pensavo. Quindi a parte questo, però io aspetterei un attimo a fare delle domande a cui voi dovete dare delle risposte e poi sarete voi a decidere che cosa dobbiamo fare, andare, non andare, e mandare a fanculo questo, a fanculo quell'altro. Vediamo un attimo, se vogliamo dare una prospettiva diversa dobbiamo fare il Ministero della Transizione Ecologico Sostenibile, dove il Ministero della Finanza, dell'Economia Sostenibile, insieme al Ministero dell'Ambiente e a quello dell'Energia, convergono in un settore dove ci saranno magari due o tre persone scelte, una da noi, due da lui, per grandi di grosso spessore, che filtreranno tutti gli investimenti futuri di questo paese. Abbiamo bisogno di creare dei bonus per le aziende che sono ecologicamente in sintonia, abbiamo bisogno di creare dei malus per chi non lo è. Noi abbiamo 80 miliardi che prendiamo per l'ambiente dall'Europa e invece 20 di questi li diamo già come sovvenzioni ad aziende che rovinano l'ambiente.